Salve ragazzi, cari amici del web, questa volta faccio un video molto interessante su un argomento che interessa a tutti quanti noi, ovvero è un tema che se ne parla da 9 anni, parlerò della cosiddetta bolla del Bitcoin. Perché i cosiddetti geni, i cervelloni della finanza, i cosiddetti ben pensanti che sono lì a disegnare schemi, grafici, che se erano così intelligenti, investivano in Bitcoin e guadagnavano, anziché perdere soldi, dato che i trader per l'85% sono tutti in perdita e non lo ammettono. Parliamo di un argomento che è la bolla del Bitcoin. Che cos'è la bolla? La bolla è un puro fenomeno speculativo che si basa essenzialmente sulla domanda-offerta, per cui un qualche cosa, che può essere un bene materiale o immateriale, acquista valore al di fuori di ogni ragionamento logico, solamente perché, diciamo, c'è una cosiddetta moda oppure c'è un forte aggiotaggio da parte dei media che spingono un tal prodotto, perché chiaramente la finanza non è che esistono solamente quell'85% di trader che sono in perdita, ce n'è una piccola percentuale che ci guadagna e guadagna molto, perché alla fin fine è un gioco a somma zero, tanta gente perde e da qualche parte quei soldi vengono assorbiti, quei capitali, da altri individui. Per cui c'è una piccola percentuale dei cosiddetti trader che non sono neanche i trader quelli classici, loro usano algoritmi, usano la finanza, che fanno aggiotaggio continuo, ovvero, visto che loro non solo fanno trader, ma sono anche i proprietari delle maggiori testate giornalistiche, non solo in ambito finanziario. Tutti i media appartengono al manipolo di potere, che sono gli stessi anche che traggono vantaggio dalla finanza, per cui abbiamo sempre uno schema per il quale un prodotto può essere spinto tramite media, tramite la pubblicità, si può creare un'immagine tramite manager a valere di più di quello che vale. Vi è una corsa a quel punto lì ad accaparrarsi le azioni, quel bene lì andrà a finire che verrà quotato in borsa diverse volte più di quello che è il suo valore effettivo. Adesso mi viene un esempio classico: Tesla, il costruttore di auto, è sopravvalutato, è sovrappompato. Quello lì ha avuto la geniale idea di utilizzare il nome Tesla in una cosa che non è neanche un'invenzione, che c'era già. Lui le prime auto, non so adesso come, ma le faceva mettendoci dentro le batterie al litio dei telefonini Nokia. Chiaramente quello cosa ho detto, se una batteria al litio è bella potente, io gliene metto dentro tante, e l'ho fatto così e ho inventato un qualche cosa che essenzialmente è un accrocchio di cose che c'erano già. Però è riuscito a pompare il costo della sua azione ben di più di quello che è il valore dell'azienda, perché i costruttori delle auto ce ne sono tantissime, già che fanno anche auto elettriche. Pensiamo alla Volkswagen, che investe sull'auto elettrica 10 volte di più di Tesla, almeno da qui in futuro, ho letto gli articoli, i piani sono questi. Però, diciamo, le case automobilistiche ormai è un business del passato, sono tutte in perdita, come i telefonini. Perché Nokia ha venduto il suo brand a Microsoft? Perché ha capito che è un business che non poteva più funzionare. Ormai i produttori di telefonini che riescono a trarci un guadagno sono veramente ben pochi. Quindi la bolla è un qualche cosa di sopravvalutato che a un certo punto esplode, scoppia e non vale più niente. Ti ritrovi esattamente con quello che avresti dovuto avere in mano. La bolla, per sua natura, è un fenomeno proprio, è nella sua terminologia. Se adesso voi conoscete qualcuno che fa trading, ve lo saprà anche dire. È un qualche cosa che avviene in un periodo corto e limitato nel tempo. È un fenomeno, non esiste la bolla sul lungo periodo, non esiste, perché se noi parliamo che una cosa è sempre in bolla, vuol dire che quello è il suo prezzo effettivo. La bolla sul lungo periodo non esiste. La bolla è un qualche cosa che si materializza, raggiunge l'apice, poi quando l'opinione collettiva ha capito che quella è una bolla, vendono tutti e il costo di quella cosa lì scoppia. Per
Come dato il prezzo dalle cose? Nessuna cosa ha un valore assoluto, ma proprio niente, ma nemmeno l'oro, il diamante. Il valore è dato dalla collettività che crede che qualche cosa lì abbia un suo valore. L'esempio più classico sono i soldi. Il soldo è un pezzo di carta. Inizialmente il soldo, la nota di banco, ovvero la banconota, la nota di banco era un qualche cosa che tu davi a quello che a Venezia stava lì sul banco quando arrivavi con la nave. A quel tempo lì veneziani, Venezia era una repubblica che non era solo in Italia, ma aveva le sue città lungo tutto il percorso fino ad arrivare verso la Via della Seta, fino ad arrivare per esempio in Crimea. In Crimea c'erano città veneziane che dopo se le sono vendute ai genovesi, no? Quando arrivavano le navi con i loro carichi preziosi, oro, tutte le cose che potevano lasciare lì a Venezia, avevano la necessità di custodire i suoi beni, i loro valori. Non essendoci a quel tempo lì la banca propriamente detta, davano quei beni al banco e ti lasciavano una nota di banco, per cui quel pezzo di carta nella nota, ciao Colombo. Tu hai un credito, il tuo oro è qui, te lo tengo io di 25 carati. Tu mi riporti il bigliettino e io ti do l'oro. Fino a quel momento lì si poteva pensare che il pezzo di carta avesse avuto un valore intrinseco. In realtà non è così, perché te già, ma c'è l'oro in garanzia. Ma l'oro è la stessa cosa. L'oro vale perché tutti, l'immaginario collettivo ha assegnato il valore all'oro e quindi è diventato un bene. Diciamo, è la collettività che ci sono dei metalli che sono anche magari molto meno preziosi dell'oro, ma più rari, che in teoria potrebbero valere di più. In realtà non c'è questo interesse e quindi, calando la richiesta, quel bene non assume il valore. Quindi è un po' come adesso si parla di universo, di materia, perché esistiamo, perché esiste l'universo. C'è quella teoria che dice che tu la materia si configura nel momento che qualcuno la osserva. Il fatto stesso di osservare, di fare una misurazione, quindi, sulla materia dà a essa il potere di esistere e la sua consistenza. Quindi quello che c'è dietro alle mie spalle, se io non lo dovessi poter osservare e non lo può osservare nessuno e non lo può neanche misurare nessuno, quella roba lì non esisterebbe. La stessa cosa quindi è il discorso del dare il valore a un qualche cosa. Il valore di un qualche cosa si materializza quando tutti danno un valore all'oro, al diamante, alla pasta asciutta e a quello che vuoi te. La stessa cosa è il Bitcoin. Il Bitcoin non è che sfugge da questo schema qui. È esattamente il valore intrinseco che ha il Bitcoin, è lo stesso che ha l'oro, essendo però l'oro una cosa materiale fisica. Ma l'oro uno mi direbbe: beh, allora Andrea, però l'oro, diciamo, è un bene fisico, io ce l'ho, lo tengo nella cassaforte. In realtà il Bitcoin ha dei pregi proprio dal punto di vista del cassettista che l'oro non ha. Per esempio, il Bitcoin non è riproducibile via un sistema informatico che è la blockchain, dove chiunque ha il suo Bitcoin. Scusate, mi hanno telefonato intanto che facevo il video. Che bello quando ti chiamano, che ti danno i soldi, che ti devono i soldi. Converto tutto in Bitcoin. Allora, torniamo al discorso. Praticamente l'oro ha il valore intrinseco nel senso che io lo attribuiamo noi. Però qual è la problematica di tutta questa fantafinanza? L'oro, se fosse limitato, uno dice: ma quello lo estraggono dalla miniera, poi è fisico, io ho il mio bel mattoncino, me lo tengo a casa sotto il cuscino nella cassaforte dove voglio io, e essendo limitato non è possibile inflazionarlo. In realtà non è così, perché il mondo della fantafinanza, i cosiddetti trader, che a noi ci stanno antipatici perché sono anni che ci dicono bolla, 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 poi li vedi lì rosicare come dei rosiconi, vedendo i nostri guadagni sul Bitcoin.
l'oro viene replicato con i titoli in oro, cioè non esiste solamente l'oro fisico. Ci sono soggetti in giro per il mondo accreditati che emettono oro sulla carta. Tu compri l'oro, come anch'io una volta, io avevo già capito come era la cosa, però non avendo alternative, non avendo altre prospettive, anch'io il mio capitale l'avevo congelato in oro con i cosiddetti siti. Quello più famoso è il bullion vault, ma ce ne sono tantissimi. Quando tu compri l'oro, che anche quando compri l'oro fisico che c'è scritto che tu puoi chiamare, ti arriva il portavalori Ferrari, ti porta l'oro, te lo tieni nella cassaforte. In realtà non ce l'hanno quell'oro lì, è solamente un numero che ti mettono nel computer, ti danno un titolo di possesso, ma se tutti andassero a ritirare quell'oro lì, l'oro fisico non lo possono dare perché l'oro in titoli è 10 volte la quantità dell'oro fisico esistente, per cui l'oro è stato inflazionato di 11 volte. 10 parti sono quelle in carta, numeri, e una parte è quello effettivamente che esiste davvero. Esattamente come una volta la riserva frazionaria per i soldi. Adesso il soldo non ha più niente riserva. Puramente, quindi ai cosiddetti traders che parlano di bolla, 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 io gli consiglierei di guardarsi i loro di prodotti. Allora, il Bitcoin non è in bolla perché non rispetta la terminologia tipica, il lemma della parola bolla. Perché se andiamo a vedere, è un fenomeno che avviene in un lasso di tempo molto limitato, corto. Abbiamo qualche cosa che la gente dice: ah, che figo quello, una moda. Va, prendono, vedono che sale, però cavolo, sale. Sanno la gente che è salito più del suo valore, ma lo speculatore cieco è come quello che gioca alle macchinette, che non vinceva mai. Si buttano a pesce, poi alla fine rimangono tutti col cerino in mano, perché nel sistema si butta sempre dentro tanto capitale quanto ne puoi tirare fuori. Invece il Bitcoin, uno, non è inflazionabile, due, è un fenomeno. Sono 8 anni, io ho tirato fuori anche articoli dell'Economist di 9 anni, quando è uscito il Bitcoin praticamente, che parlavano il Bitcoin fenomeno della bolla, ha raggiunto i 30 euro, una bolla colossale. Cioè già è possibile che la bolla duri 8 anni, 9 anni, fra 100 anni saremo ancora qui i nostri nipoti a dire: cazzo, il mio nonno mi ha lasciato 100 bitcoin, sono una bolla, me ne devo liberare. Bolla, bolla, bolla. Per cui non c'è il fenomeno temporale. Non essendoci il fenomeno temporale, non possiamo parlare di bitcoin come bolla. Il bitcoin è un fenomeno che è un cosiddetto next step, ovvero un qualche cosa, è uno scalino storico che sta avvenendo, avviene ora. È come quando questi scalini storici li abbiamo in epoche che una generazione non fa tempo a vederli. Noi abbiamo avuto il culo, proprio la fortuna spacciata, di vedere uno scalino storico. Esattamente come quando c'era il baratto, qualcheduno ha detto: ah, guarda, ma perché io devo portarti da te le melanzane e tu mi devi dare le scodelle di plastica e ce le scambiamo? Prendiamo come valore assoluto le conchigliette, che sono belle, ce ne sono poche. Queste belle conchigliette sono nate in Cina, i soldi, raffigurati come queste conchigliette qua, e il soldo è nato così. La conchiglia, che se vogliamo vedere era anche un sistema democratico, perché il soldo non c'è uno, un privato che li stampa in regime come se fosse con tutti i privilegi, come se fosse un pubblico. Cosa è successo? A un certo punto queste conchigliette sono diventate soldi, le hanno trasformate in un metallo che magari era più raro, uno non poteva andare in spiaggia e fare un'incetta, erano più difficili da replicare, e abbiamo avuto un secondo scalino, un secondo step, il soldo configurato come moneta con un metallo a cui la gente attribuiva un valore intrinseco, oro o argento. Poi abbiamo avuto step la carta moneta, poi abbiamo avuto un step che il contante è stato, diciamo, avvicinato anche ad altre forme di pagamento. Adesso siamo in un nuovo step epocale
in cui viene tolto al farabutto la possibilità di coniare moneta. Era un po' come una volta quando il soldo era conchiglietta, c'era quello più furbo che anche se viveva al mare, viveva all'interno della Cina a 2000 km dal mare, lui andava dal mare a trovare le conchigliette, poi tornava lì, ne aveva un sacchettino e inflazionava il mercato. Adesso cosa succede? Il Bitcoin, essendo decentralizzato, non c'è più il sistema di avere un monopolio, non c'è più l'egemonia finanziaria del satrapo che detiene la possibilità di svolgere signoraggio monetario. Ecco, non c'è più il satrapo. Quindi questa qui è una cosa che è stata ben vista, la possibilità anche di avere una moneta transnazionale è stata ben vista. Scusatemi per il mio italiano perché so che faccio tanti errori, io l'italiano l'ho perso, vi posso dire che ci sono stati addirittura anni che non ho incontrato un italiano. Io vivo all'estero, in un posto dove, in una località segreta, in un bunker, dove non ci sono italiani. Io sono come Robinson Crusoe, non ho la possibilità di parlare italiano, se non raramente, e per cui non dovete concentrarvi sul mio italiano, come fanno tanti, ma Andrea, la grammatica non hai messo il punto, ma se sto parlando che punto devo mettere? Allora, cosa succede? Il Bitcoin è un fenomeno epocale e sta facendo un rimpiazzamento di tutte quelle che sono le idee e le tecnologie ormai obsolete. Stiamo andando avanti in un step successivo. La gente, quella più informata, quella che si è i cosiddetti nerd, perché comunque è un prodotto informatico il Bitcoin, è un prodotto che si un prodotto astratto, quindi si basa su algoritmi. L'algoritmo, per essere gestito, necessita di un'intelligenza informatica. Quindi abbiamo la blockchain, tutte queste cose qua che permettono la possibilità di gestire e maneggiare il Bitcoin. Bitcoin è nessuno ha il Bitcoin nel wallet. Il wallet è solamente uno strumento per maneggiare il Bitcoin che rimane comunque rimane il tuo Bitcoin è sempre nella blockchain. Tu hai la chiave per poterlo gestire. La gente che per prima ha capito, i cosiddetti avanguardisti che sono più avanti degli altri, hanno capito questa cosa qui, non hanno avuto tanto timore perché i primi saranno stati matematici, informatici, gente che ha potuto vedere il codice sorgente, il cosiddetto gruppo dei primi del Bitcoin, era gente che probabilmente era più avanti di noi, perché ho avuto opportunità migliori di noi per andare a esaminare bene la cosa e capire che dal punto di vista matematico non era una truffa, non era un imbroglio. Inizialmente la cosa è iniziata come un circolo privato, poi dal punto di vista matematico, logico e il costrutto, diciamo, ha retto. Al giorno d'oggi vale miliardi di euro. Ci sono hacker, i più grandi hacker di tutto il mondo, anch'io, ci mettiamo e cerchiamo di distruggere il Bitcoin, ma non ce la facciamo perché è basato su dei fondamentali matematici abbastanza forti, anche se a dire il vero, io con i numeri primi che c'entrano con la key del Bitcoin, qualche scoperta matematica l'ho fatta. Comunque, cosa volevo dire? Il Bitcoin è un qualche cosa a cui la gente ha dato fiducia, crede. E in questo caso, se noi prendiamo il calderone del Bitcoin, abbiamo solamente dentro una piccola parte di persone che da qui in futuro sta entrando nel sistema. Io vedo là fuori un sacco di gente che sta arrivando, quindi aumentando il volume delle persone che si interessano del Bitcoin, questo aumenterà il suo valore, perché il suo valore è direttamente, essendo una moneta, la moneta cosa permette di fare? Degli scambi. Come molti pensano, il valore della criptovaluta è collegato, direttamente proporzionato al numero di persone che entra nel sistema. Non è neanche così. È direttamente proporzionato al numero di collegamenti che si possono fare tra le persone. Perché se siamo diciamo, il numero delle connessioni aumenta in modo esponenziale. Più entra dentro persone e più io, persone, società, shop online, store, quello che è, io
molta più possibilità di interagire, utilizzare il Bitcoin e il suo valore. Diciamo, il Bitcoin acquistando sempre più un significato nel mondo reale, acquista anche più un suo valore come possibilità di utilizzo. Se io il Bitcoin con esso posso interagire con il negozio online, con il mio vicino di casa, pagarci la bolletta, come succede in Svizzera, ci pago anche le tasse e posso anche gestirlo con un sistema che è ampiamente riconosciuto, il Bitcoin andrà sempre di più a fermarsi. Quindi l'affermarsi di un qualche cosa non ha facilmente un reverse. Un qualche cosa che si afferma è difficilmente che, come l'invenzione della ruota, non si tornerà mai alla ruota quadrata. Perché un qualche cosa che ha un significato nel progressivo rappresenta il progresso, e quindi il progresso è un qualche cosa che non è facilmente reversibile. È difficile immaginarsi che da qui al futuro scompariranno le criptovalute, la blockchain, i mezzi informatici di pagamento, mentre facilmente immaginabile che la carta moneta, i soldi, fra qualche generazione saranno cosa da collezionista. Non esisterà più la banconota, il soldo, un pezzetto di carta che ti dice che tu hai un valore, ma questo valore non è custodito in nessuna cassaforte. Non c'è più il. Fra qualche anno, diciamo, e sicuramente fra generazioni, sarà completamente sostituito quello che era dello scalino generazionale precedente. Tutto quello che era delle epoche, il soldo inteso come adesso, è un qualche cosa da pirati, galeoni, imperatori romani, gente che ha i suoi, come si chiamano, quelli che si aprono, i sacrovisce, non mi ricordo come si chiamano in italiano, i bauletti con dentro tutte le monete, le ricchezze. Per cui il soldo viene rimpiazzato, ma la vera novità tecnologica, il vero sostituto che andrà a fare il Bitcoin, non è tanto la parte informatica, è togliersi dai coglioni il satrapo che li stampa, è la decentralizzazione, il fatto che il Bitcoin, il vero successo del Bitcoin. Seguo il discorso delle criptovalute da prima del Bitcoin. Io avevo già comprato monete virtuali prima che esistesse, ma molto tempo prima. Il Bitcoin ha avuto successo perché è riuscito a creare con il sistema peer-to-peer una sua decentralizzazione. Il Bitcoin non è di proprietario di nessuno, è un qualche cosa che la blockchain non ce la posso avere a casa, è distribuita in tanti punti, per cui è inattaccabile. E non è, essendo un qualcosa di distribuito peer-to-peer inattaccabile, non è gestibile da nessuna autorità. E questo ha dato un po' fiducia alla collettività, perché l'autorità, come soprattutto nei paesi dove c'è poca democrazia, tipo l'Italia, dove ci sono governi illegittimi, la Nord Corea, parlo di paesi dove ci sono certi tipi di dittature, l'Italia, dove non abbiamo rappresentanti che non sono, abbiamo anche un sistema che non è costituzionale. Le autorità sono sempre viste come un qualche cosa che deve vessare il popolo, deve trarre vantaggio, diciamo, la gente anche convinta, ma ha ragione, che si pagano troppe tasse per andare a ingrassare gli stipendi di politici e monumenti di politici, stipendi d'oro di gente parassita e compagnia bella. Diciamo, quindi, visto che l'immaginario collettivo dà valore alle cose, all'oro, ai soldi, a tutto quello che è, visto che l'immaginario collettivo crede, a buona ragione, che la politica sia un affare sporco, i satrapi della finanza sia un affare sporco, il poter gestire dei soldi che sono al di fuori da questo schema, che sono neutrali, che non hanno una governance, dà una certa garanzia alle masse
che pian pianino, quando gli arriva questa informazione del Bitcoin, ah, ma che cos'è, che strano, no, ci deve essere sotto un inganno la piramide è uguale a Ponzi, perché è uno schema dove si basa, con più gente entra, io prendo una percentuale a tipo multilevel. Allora la gente è un po' diffidente, poi dopo quando si informa, prende notizie, chiede all'amico, fa delle prove, legge, si scrive nei gruppi su Facebook, si interessa, la gente perde questa diffidenza iniziale. Quindi qui abbiamo un fenomeno che è esattamente il contrario della bolla. Abbiamo un fenomeno che come livello di potenzialità arriva altissimo sopra la mia testa, però attualmente, siccome la gente è diffidente, non ha ancora capito, e perché i media, il cosiddetto 15% che trae profitto di quel 15%, abbiamo una piccola percentuale che detiene tutti i media dell'informazione, soprattutto quella economica finanziaria, fanno informazione contro il Bitcoin. Bolla, bolla, Ponzi, bolla, bolla, perché è il nemico, è il dragone da distruggere. Mi viene in mente San Giorgio quando doveva infilzare il dragone. Per cui abbiamo questo nemico, abbiamo la bolla al contrario, abbiamo tutta l'informazione che dice Ponzi, Ponzi, bolla, parla male del Bitcoin, la gente è scettica perché crede all'informazione, crede al Financial Times, all'Economist, crede a Renzi, la gente si riempie la testa di cazzate, quindi è molto restia, entra dentro un po' alla volta, poco poco. Quindi avremo il prezzo del Bitcoin, se abbiamo detto che il suo prezzo naturale come tecnologia, come scalino, next step, arriverà a questo livello, adesso siamo a un livello molto basso, siamo nella fogna sotto, abbiamo scavato, siamo giù nello scantinato. Pian pianino sale perché la gente arriva alla pulce nell'orecchio, verifica, non è stupida, sa usare internet, prende informazioni, sale, 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 non scoppierà mai la bolla perché lo scopo è come un discorso di vasi comunicanti. Abbiamo il suo valore naturale dove l'acqua arriva qua e il vasetto Bitcoin pian pianino dovrà raggiungere il suo valore molto in alto, moltissimo in alto. E da cosa anche lo possiamo determinare? Dalla sua volatilità. La volatilità, non so adesso se il termine lo sto dicendo neanche giusto, comunque è un fattore che si basa su dei principi matematici molto semplici, che cercherò di spiegare. Se noi ci mettiamo in questa stanza e diciamo che io ho questi ho dei gettoni, ecco, qua i gettoni della metropolitana di San Pietroburgo, niente po' di me. Io qui ho 5 gettoni e tra amici siamo in 5. 5, 6, 10, una quantità ristretta di gettoni e ci giochiamo questi gettoni qua, no? È chiaro che essendo in 5, se uno di noi 5 gioca sporco e dice li voglio io, ti do questo, lui determina il prezzo del gettone, perché lui stesso, uno stesso, un soggetto solo, in una stanza di 5 persone, rappresenta il 20%, un quinto. Quindi avrà un grosso potere nel determinare delle cadute o delle alzate improvvise del gettone. Quindi il fenomeno di questa volatilità cosa sta a dire? Sta a dire che attualmente, essendo ancora un fenomeno di nicchia ristretto, ci sono al loro interno, in questa stanza del Bitcoin, dei competitor che riescono a determinare il prezzo solamente con i loro giochi. Perché? Perché non è ancora grande abbastanza. Più andrà in avanti il Bitcoin e più queste oscillazioni qua saranno molto più basse. Se noi a inizio, ver i primi del 2017, c'è un'oscillazione del 50% sul Bitcoin, roba che la gente si spaventava. Io da cassettista non le guardo, però la gente che investe oggi, giorno, poi per sfiga tutti quelli che investono, come hanno preso il Bitcoin, il giorno dopo scende, dicono è anni che sale, adesso deve scendere che l'ho preso io. Cosa succede?
Adesso le oscillazioni non sono già più del 50% perché è entrata molto più gente, quei 4-5 soggetti che fanno il loro gioco cercando di determinarlo facendo aggiottaggio come l'admin di JP Morgan che mettono notizie, il loro affetto. O chi fa spostamenti di monete, se io mi metto a movimentare adesso 10 milioni di bitcoin, sono una cifra importante, ma irrilevante nel termine di variare il costo del bitcoin di tanto, perché la capitalizzazione c'è entrata tanta tanta gente e il bitcoin tiene botta. 2 anni fa non era così, 20 milioni era già una cifra che faceva fare un'oscillazione. 4 anni fa, qualche milione di movimento in dollari o euro all'interno del Bitcoin di qualche soggetto che doveva farsi i suoi interessi poteva determinare un aumento e un'oscillazione di prezzo. Quindi, man mano che andremo avanti, adesso la volatilità diminuirà e adesso, visto che siamo esattamente ancora giù sotto nello scantinato, il Bitcoin non ha ancora raggiunto i volumi della sua potenzialità. Man mano che raggiungerà delle cifre importanti, il Bitcoin diventerà sempre meno gestibile dal punto di vista delle oscillazioni, determinabile, ho sbagliato il verbo, determinabile da quei soggetti che riescono a movimentare grandi capitali. Perché quando il Bitcoin fine 2018, Bitcoin a 100.000, capitalizzazione enorme, superiamo la Apple, superiamo le aziende multinazionali, il Bitcoin non sarà più facilmente determinabile nelle sue oscillazioni da dei singoli soggetti. Ci vorranno delle cordate di soggetti molto grossi. Poi a un certo punto diventerà il Bitcoin un fenomeno talmente potente che quando nel pianeta un terzo della popolazione sa cos'è il Bitcoin, l'ha avuto una volta nel wallet, lo sa gestire, lo sa spendere, il Bitcoin diventerà talmente tanto una potenza che veramente non sarà più neanche attaccabile dal punto di vista di poter determinarne il prezzo nella giornata, farlo oscillare del 10-15%, non sarà più possibile, non ce la farà più neanche JP Morgan, Goldman Sachs e la commissione trilaterale, tutti i complottisti messi assieme a riuscire a variare il valore del Bitcoin. Quindi, fino adesso il Bitcoin non è in bolla perché è una piccolissima parte della popolazione mondiale che lo conosce e lo gestisce. Nel carro del vincitore sta arrivando tutta la popolazione mondiale, tutti arrivano, entrano, salgono, fino a che questo processo durerà probabilmente molti anni, ma probabilmente anche qualche generazione. Quando tutti saranno dentro nel carro del Bitcoin, non ci sarà stata alcuna bolla, il prezzo si stabilizzerà. Arriveremo a un certo punto che il Bitcoin sale, 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 sostituisce la moneta. Quella di uso comune, le fiat, dollaro e euro, il Bitcoin si stabilizzerà per via anche del fenomeno che diventando la carta straccia stampata dai banchieri un qualche cosa di obsoleto, prima o poi andremo anche a finire che gli oggetti avranno il loro prezzo scritto in Bitcoin. E allora cosa succede? Se io guardo il mondo, è un po' come il discorso di Galileo. Cos'è? Chi è che gira? È la Terra che gira intorno al Sole? O è il Sole che gira intorno? Adesso si direbbe che è la Terra che gira intorno al Sole. In realtà, stando a Galileo, che anche lui è comunque una persona molto dotta, intelligente, in realtà poi dopo ci ha detto Einstein che c'è la teoria della relatività, ovvero qualsiasi cosa noi possiamo dire, questo è il punto zero. Tagliamo l'offset su questo qua, è tutto l'altro, è tutto quel, è solamente una convenzione che abbiamo un punto fermo, no? Quindi, una volta che per convenzione tutti i prezzi saranno etichettati, le cose saranno in borsa quotate in Bitcoin, le etichette nel negozio saranno in Bitcoin, non esisterà neanche più il problema di parlare di
oscillamento dei prezzi, volatilità, visto che è tutto relativo, se il Bitcoin lo saldiamo al prezzo delle cose effettive o ai prezzi della borsa, è quello che è. Per via della relatività sembrerà che tutto il resto oscilli. Adesso non esiste nessuna, la cosiddetta volatilità, i prezzi che salgono e scendono all'improvviso, è un fenomeno legato perché al mondo c'è qualcosa che non funziona, ovvero tutto è saldato al dollaro. Quindi il nostro metro di misura, noi usiamo il dollaro per misurare tutto quanto. Quindi è un po' quello che volevo dire. Quindi, riassunto proprio in maniera molto semplice che tutti voi possiate capire, il Bitcoin è un fenomeno di nicchia che si allargherà coinvolgendo tutti quanti a livello mondiale, per cui non vi è nessuna bolla, è un fenomeno che pian pianino si livellerà sulla sua posizione naturale, che è molto più alta di quella attuale, per poi prendere il suo corso, diciamo, una volta che lui avrà raggiunto il suo apice, che avrà raggiunto tutta la popolazione mondiale, io non credo neanche che si stabilizzerà mai, aumenterà sempre più di prezzo. Perché? Perché in primis sono passati 9 anni dall'invenzione del Bitcoin e il 25% dei Bitcoin è andato perso perché la gente non sa gestire il wallet, perde la parola del wallet, ha i bitcoin nell'hard disk, l'hard disk gli è andato rotto, non ha fatto il backup, ha fatto il backup, però il backup qualcuno l'ha trovato, gli ha fregato il bitcoin e poi se l'ha perso. Molti bitcoin sono andati persi per sempre perché chi aveva la chiave privata per gestirlo, ovvero il suo sistema di wallet, non, ha perso la sua chiave, diciamo. O per guasti tecnici o per dimenticanze, c'è quello che è morto prematuramente che aveva 50 bitcoin, quei bitcoin lì non li avrà mai, non li ha ereditati nessuno perché nessuno sa, anzi i bambini, i nipotini hanno ereditato il suo computer, l'hanno formattato, ci hanno messo dentro i giochini, magari c'erano dentro 100 bitcoin. Quindi il bitcoin un po' alla volta c'è qualcuno che lo perde e ce ne saranno sempre di meno. A un certo punto poi cosa succederà? Quando anche fra una generazione o due si sarà livellato a un livello che è il suo corso naturale, il Bitcoin è come un fiume che deve trovare il suo alveo naturale. Quando si sarà livellato, la popolazione mondiale è sempre in aumento, quindi ci sarà sempre più gente che entrerà dentro nel calderone del Bitcoin. Poi se scoppia una guerra ancora meglio, perché la guerra porta a rifugiarsi tutti nel bene. Se c'è una guerra, scoppia una guerra in un paese dell'Africa, il bene rifugio migliore è il Bitcoin, per quello non te lo portano via. Se tu prendi l'oro, te lo nascondi, lo seppellisci nel giardino, dici ecco io, arrivano i soldati, ti punta la pistola, glielo dai loro. Invece, cioè, te lo trovano o tu vai via. Il Bitcoin è un qualche cosa che è molto sicuro e inattaccabile, per cui viene visto al momento attuale più che una moneta per lo scambio, come un bene rifugio. Ecco, era un po' quello che volevo dire io sul discorso Ponzi bolla, Ponzi Ponzi, i cosiddetti trader. E adesso che sono lì che rosicano, li vedo, arrivano nel mio gruppo e il mio gruppo, anzi, voi trader, cervelloni, intelligentoni, voi che pensate che io sono anche stupido e faccio i miei discorsi a caso, che non ci azzecco mai, ci litigo con voi, potrei bannarmi, sono amministratore, non lo faccio. Allora, se io fossi stupido, come mai io ho inventato il social network prima di Zuckerberg? Io già facevo siti dove la gente si iscriveva, faceva i gruppi, poteva creare, ognuno, ogni iscritto aveva il suo fotoalbum, ognuno aveva la chat. Io sono un cosiddetto avanguardista. Voi pensate di essere finiti nel mio gruppo del Bitcoin, Bitcoin in Italia, un gruppo famosissimo, perché sono io ad averlo. Sì, mi interessa un po' del Bitcoin, mi ci scrive. In realtà tu sei nel mio gruppo perché ti hanno pescato i miei robot. Io ho 100 e passa robot che sono
Sono come degli scarafaggi che entrano su Facebook, esaminano tutto, ti fanno la profilazione di ogni utente, di ognuno sa cos'è il suo interesse, cos'è, e quindi alla fine io riesco a dirottare l'utenza dove voglio io. Per cui per i cosiddetti cervelloni della finanza che pensano di saper tutto loro, Ponzi bolla, bolla Ponzi, adesso rosicate e seguite i miei consigli. Non buttate più soldi in borsa, sono tutte cazzate. I grafici che disegnate sono fatti sì su sistemi matematici, però i vostri ragionamenti sono empirici. Non buttate via soldi in quelle cazzate. Quello è tutto un sistema in bolla, ve ne prenderete. Il dollaro in bolla, l'euro in bolla, tutto in bolla. Il Bitcoin continuerà a salire. Ciao a tutti e alla prossima.